Gazzetta del Mezzogiorno, siamo alla vigilia di un appuntamento molto importante. Siamo stati convocati come UGL Chimici Carta e Stampa dal SEPAC presso la Regione Puglia, l'ente di emergenza per le crisi del territorio, delle aziende del territorio, per un incontro con Gazzetta del Mezzogiorno e i commissari che sono stati nominati dal Tribunale di Catania per le vicissitudini giudiziarie della proprietà della Gazzetta del Mezzogiorno. Esiste un rischio reale di chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno? In questi giorni se ne è parlato tanto. Il rischio c'è, anche se si spera ardentemente che non avvenga, per il semplice motivo che la Gazzetta del Mezzogiorno, come quotidiano storico di Puglia e Basilicata, dovrebbe essere considerata un patrimonio di tutti. Un patrimonio soprattutto da salvaguardare. Il problema è che a seguito delle vicissitudini giudiziarie del gruppo Ciancio San Filippo si è vista un po' venir meno quella che potrebbe essere la tutela di questo patrimonio. Cosa si può fare? Quali sono le strade per riuscire ad evitare questo dramma? Le strade attualmente sono gestite, cioè la prospettiva futura è gestita da dei commissari giudiziari che sono stati incaricati nella fare un'attività pro tempore fino al termine dell'escorso giudiziario e le possibilità sono varie. Infatti una delle ipotesi fatte è quella di poter dare la possibilità ai lavoratori associati in cooperativa per dare continuità all'azienda. Ma voi sareste disposti a fare questa cooperativa? La cooperativa sì, ci sono una serie di situazioni abbastanza complicate da affrontare, però per il bene aziendale, soprattutto per un futuro legato all'informazione, saremmo disponibili a fare qualsiasi cosa pur di poter salvaguardare la nostra azienda, ovviamente. Il rischio è che ovviamente nel momento in cui non ci sia un acquirente, non ci sia una soluzione differente, probabilmente l'azienda potrebbe anche andare in fallimento e quindi sarebbe ancora più grave e ancora più oneroso per chi ovviamente ha da fare i conti alla fine del mese con una retribuzione. Quindi la speranza dei lavoratori è quella che comunque ci sia o un imprenditore o una cordata di imprenditori che si faccia carico di rilevare la testata e di dare continuità a un giornale storico, ovviamente, come ho detto prima, che è sul territorio molto radicato. Si spera che qualora dovesse avvenire o avvenga, il nuovo imprenditore sia pronto a profondere investimenti e a portare il giornale su una trasformazione digitale, perché oggi ovviamente è quello il futuro, e non sia legato a una politica di taglio di costi che non porta ovviamente a nessun beneficio e non ci porta da nessuna parte. Quindi ci aspettiamo che ovviamente chi subentrerà, se subentrerà, sia propenso a far crescere il giornale e dare un servizio al lettore migliore di quello che è avvenuto fino ad oggi.